Più di 8.000 persone provenienti da 152 paesi hanno preso parte alla sesta edizione del World Urban Forum, la conferenza internazionale delle Nazioni Unite che si è svolta in questi giorni a Napoli, dove si sono confrontati centinaia di esponenti dei governi nazionali e locali, associazioni della società civile, esperti del mondo accademico, imprenditori, istituti finanziari e agenzie ONU. Fra gli argomenti più intensamente discussi, quello della partecipazione democratica, una modalità sempre più decisiva nel governo dei territori e nei processi di sviluppo locale, e quello dell'economia urbana, del rapporto fra decisori pubblici e privati, soprattutto nell'ottica di creare lavoro. Nel dibattito sull'inclusione sociale, uno dei temi principali del forum, è emersa con chiarezza la questione degli spazi pubblici urbani, che dovranno considerarsi un bene comune se si vuol migliorare la qualità della vita dei cittadini. Cities change, and you can see that in the history of Naples and in the Campania. City change, and change a lot. And our task is to try to work in order that the cities change for the better. That requires commitment and some capacity to listen and to see what the others are doing well and try to adapt what the others are doing well to our own reality. Io sono molto contento di questi giorni perché personalmente mi sono molto arricchito della qualità degli incontri che ho avuto con molti di voi. Io credo che il dialogo tra i popoli sia la linfa più importante per la democrazia, per la solidarietà, per la pace, per la giustizia sociale e per la lotta alle disuguaglianze. Questa mattina, 6 settembre, al Teatro Mediterraneo si è svolta la cerimonia di chiusura dei lavori. 5 riconoscimenti delle Nazioni Unite hanno premiato la città brasiliana di San Paolo per le politiche contro il degrado delle periferie, la provincia di Anji in Cina come una delle più verdi del pianeta, il governatore dello stato nigeriano di Ondo per la sua lotta alla povertà, il sindaco di Harare nello Zimbabwe per il modello di governo etico che è riuscito ad attuare, il fondo di mutua assistenza FEICOM per il sostegno allo sviluppo delle città del Camerun. Il direttore esecutivo di UN Habitat, Joan Kloss, ha definito la conferenza un immenso successo per l'importante circolazione di idee e per l'accoglienza della città. Alle 11:26 il sottosegretario agli esteri De Mistura ha chiuso la sessione napoletana dei lavori e consegnato idealmente il testimone al sindaco di Medellín, Aníbal Gaviria. La città colombiana è stata scelta infatti come sede per l'edizione 2014 del World Urban Forum.